Bentornati nella mia cucina. Oggi andiamo a realizzare un nuovo tipo di pasta fresca, farò le farfalle, le famose farfalle che si comprano e si vedono. Vi farò vedere come si possono realizzare a mano. Ovviamente mi servirà la macchina per stendere la pasta e fare la sfoglia, ma si può tirare anche a mano ovviamente. Questa ricetta non farò una pasta all'uovo, ma semplicemente utilizzerò 200 g di semola di grano duro, un pizzico di sale, un filo d'olio e 200 ml di acqua. Io andrò a condire le farfalle con un ragù in casa che vi faccio vedere. Ecco qua, questo è un ragù fatto in casa da me. Lascio le dosi qui sotto, però nulla vieta che se uno vuole andare a realizzare la pasta ma ha un sugo già pronto o comunque una conserva già pronta, possiamo condire queste farfalline come più vogliamo. Dopo ve lo farò vedere anche da vicino quando lo andiamo a scaldare per preparare il piatto di pasta vero e proprio. Adesso non resta che iniziare a preparare l'impasto. La preparazione è sempre la solita: versiamo la farina sulla spianatoia. Facciamo un buco centrale, mettiamo il sale, l'acqua e iniziamo a creare il pastello con l'aiuto di una forchetta. Adesso lo copriamo con pellicola e lo lasciamo riposare 10-15 minuti. Adesso che la nostra pasta ha riposato, andiamo a realizzare le farfalline. Questa è un po' di farina di supporto che andiamo ad utilizzare. Dobbiamo fare tanti piccoli quadratini. Se usiamo un rullo così viene più carino, ma va bene anche quello liscio. Thank you.
qua le nostre farfalle sono pronte, ho realizzato diverse pezzature, le ho fatte un pochino più piccole, un pochino più grandi per farvele vedere. L'acqua è sul fuoco, appena bolle anche il ragù si sta riscaldando, andiamo a cuocerle, ci vorranno circa 5 minuti e poi le andiamo a impiattare. Quindi è un piatto molto semplice, la particolarità è di fare a mano le farfalle. Io le ho fatte, ripeto, senza uova, solo semola di grano duro, acqua, olio e sale. Nulla vieta di fare un impasto all'uovo. Questo impasto è un pochino più morbido, come avete visto l'ho steso con la macchina, poi gli ho dato un po'. Ho utilizzato anche un pochino il mattarello e con un semplice tagliapasta, in questo caso un po' decorato, ho realizzato le farfalle fatte in casa. Si possono fare più fine, se le preferiamo più fine basta stendere di più la pasta. Quindi adesso aspettiamo, le andiamo a cuocere e poi vediamo il piatto finito. Qua il nostro piatto è pronto, abbiamo realizzato delle farfalle fatte in casa con ragù, anche questo fatto in casa, pronte per essere gustate magari con una spolverata di parmigiano. Grazie per avermi seguito e ci vediamo per la prossima ricetta.